Ciao, allora oggi vi devo mostrare una novità nella stanza di Salvatore. È vero, lo so, vi avevo già detto che la stanza di Salvatore era praticamente completa, però non è così, perché Salvatore ogni mese praticamente vuole aggiungere qualcosa, cioè gli viene in mente una cosa da mettere e lui poi la aggiunge. Quindi questa stanza mi sa che non sarà mai completa al 100% perché ci sarà sempre una novità, qualcosa da aggiungere, ecco. E, ad esempio, Salvatore ieri mi ha detto che gli manca un'altra cosa, che vorrebbe prendere una specie di desktop, un computer, non ho ben capito cosa vorrebbe, però qualcosa da mettere sulla scrivania, quindi niente, poi dovremmo comprare questa cosa. Comunque, a parte questo, tra poco vi farò vedere questa novità, questa cosa che ha comprato perché è un nuovo mobile, possiamo chiamarlo così, scaffale, non so come si potrebbe definire, però è un mobile che abbiamo attaccato al muro e c'era di tanti colori, ma lui l'ha scelto nero perché si abbina appunto agli altri mobili, cioè secondo me ha fatto bene a prenderlo nero e non prenderlo di altri colori. E comunque, a parte questo, tra poco ve lo farò vedere. E questo mobile lo abbiamo ordinato da Amazon e io ero convinta al 100% che sarebbe arrivato in pochissimi giorni, perché di solito quando io ordino su Amazon le cose arrivano veloci. Invece no, cioè non è arrivato veloce. Allora c'era scritto inizialmente che i giorni di consegna sarebbero stati 10, cioè tra 10 e 15 giorni più o meno. E io già lì ho pensato, ma com'è possibile 10 giorni? Vabbè, aspettiamo. Stavo dicendo, scusate, ma io qui devo sempre stoppare i video perché succede sempre qualcosa. Comunque, a parte questo, vi stavo dicendo, cioè c'era scritto 10 giorni, quindi ho detto, vabbè, sono già tanti giorni, comunque aspettiamo. Però poi alla fine non è arrivato entro 10 giorni, ma è arrivato dopo 15 giorni, cioè il 15° giorno, esatto. E vabbè, quindi abbiamo dovuto aspettare 15 giorni per questo mobile, però non fa niente, anzi, dai, non ci ha messo un mese, ecco, perché tutti gli altri mobili di Salvatore, cioè per tutti gli altri mobili abbiamo dovuto aspettare praticamente più di un mese. Vabbè, lo sapete, abbiamo fatto l'ordine dal mondo convenienza e lì praticamente ci mettono per qualsiasi mobile un mese. E niente, anche quando ho ordinato i mobili che avete visto, questi miei di Jenny, ci hanno sempre messo un mese praticamente, anche per lo specchio. Io ad esempio lo specchio con le luci a LED lo avevo ordinato singolarmente e niente, anche quello cioè, ci ha messo, anzi pure di più rispetto agli altri mobili, tipo 40 giorni più o meno, perché non era disponibile e quindi niente, ci ho dovuto aspettare anche in più. Comunque stamattina stavo vedendo, cioè proprio guardate, ho i capelli stupendi, mamma mia, sono proprio bellissimi, cioè li ho raccolti adesso, ho fatto una coda, non si possono proprio guardare. E poi vabbè, io utilizzo gli occhiali sempre come cerchietto e poi niente, cioè proprio potete guardare bellissime le mie occhiaie, senza trucco, senza niente, così non vi lamentate, ma non mi interessa niente. E vabbè, a parte questa piccola parentesi, apro e chiudo e vado nella stanza di Salvatore ed è arrivato il momento di farvi vedere quello che ha comprato. Allora, questa è la stanza di Salvatore. Ve l'ho già fatta vedere in tanti video, ormai più o meno sapete qual è la disposizione. Vabbè, qui c'è la scrivania. Questo è un premio che ha vinto Salvatore. Aspettate che non mi ricordo. Ah, i giochi matematici del Mediterraneo nel 2022 è arrivato in finale quando andava all'Istituto Comprensivo Mattia Preti a Catanzaro. Vabbè, lui ha fatto anche queste cose, i giochi matematici, lui è bravissimo. Comunque, a parte questo, allora questo è il nuovo mobile che abbiamo comprato per Salvatore. Allora, come vi ho detto prima, c'era anche bianco, mi sembra, però lui l'ha preferito così nero e secondo me ha fatto benissimo a prenderlo nero. E lui momentaneamente ha sistemato le cose così
e ha comprato apposta questo mobile per mettere dentro i libri, così è più, cioè, c'è più ordine, perché lui inizialmente, se vi ricordate, tutti i libri, i manga che sta facendo la collezione, praticamente li aveva sistemati qui sulla scrivania, ma lui non li vuole tenere qui sulla scrivania perché, come vi ho già detto prima, lui qui vorrebbe una specie di desktop, non lo so, un computer, vorrebbe mettere altre cose qui, quindi vuole lasciare la scrivania libera, non vuole sistemare i libri qui, e ha ragione, secondo me stanno benissimo qui. E vabbè, poi ha messo i Funko Pop momentaneamente qui perché non voleva lasciare degli spazi vuoti. Cioè, secondo me starebbero bene sopra questi scaffali, non so, chiamateli come volete, starebbero bene anche delle piantine, perché nella foto che io ho visto prima di acquistare questo mobile, praticamente c'erano anche delle piantine lì in alto, delle piantine finte ovviamente, però non so se Salvatore vorrebbe mettere queste piantine, cioè non lo so, dovete sapere che lui è abbastanza difficile come gusti, infatti qualsiasi cosa c'è, la sceglie lui personalmente e quindi noi magari possiamo solo dargli un consiglio, ma spesso ad esempio non segue neanche i miei consigli, ecco, fa proprio di testa sua perché lui è abbastanza difficile, però devo essere sincera, ha dei bellissimi gusti, anche migliori dei miei. Cioè, lui proprio ha sistemato questa stanza in modo carino, ecco. Un'altra novità, ovviamente non abbiamo sistemato solo questo mobile, ma abbiamo messo quell'orologio. Non so se ve lo ricordate, questo orologio praticamente ve l'avevo già fatto vedere. Lo abbiamo comprato al nuovo negozio che è aperto qui da circa un mese, 2 mesi più o meno. Praticamente in questo negozio, cioè, si può trovare di tutto e di più. Vendono anche vestiti, cose per la casa. E noi abbiamo trovato questo orologio, cioè l'altra volta quando ve l'ho fatto vedere l'ho chiamato sveglia, cioè non ho capito perché invece di chiamarlo orologio l'ho definito, ecco, una sveglia. E forse perché quando siamo andati ad acquistare questo orologio, praticamente a fianco all'orologio c'era la sveglia dello stesso colore nera e quindi io, cioè, ero convinta di aver comprato la sveglia, invece no, cioè, noi abbiamo comprato l'orologio. Lui voleva proprio questo da mettere su una parete, ecco, non voleva la sveglia. E l'abbiamo pagato anche poco, l'abbiamo pagato 2,30 euro, invece su Amazon costava tantissimo, tipo gli orologi così partivano almeno dai 20 euro in poi, invece noi ce l'abbiamo trovato con 2,30 euro, a un bassissimo prezzo, ecco. E invece questo mobile lo abbiamo pagato quasi 100 euro, adesso non ricordo il prezzo esatto, tipo sui 95-96 euro. Non so più o meno il prezzo proprio preciso, però meno di 100 euro l'abbiamo pagato questo qui. E secondo me è conveniente, cioè è buono dai come prezzo, è giusto direi. E niente, vabbè, lì c'è la sedia, qui c'è il letto. Diciamo che, cioè, secondo me Salvatore ha sistemato bene questa stanza. L'unica cosa che praticamente il letto, vabbè, come vi ho già detto tante volte, occupa tantissimo spazio. Infatti, cioè, secondo me dovremmo trovare un'altra sistemazione, però, cioè, dove potremmo metterlo il letto? Per forza qui. Il letto è importante, non lo possiamo togliere. Comunque, a parte questo, credo di avervi fatto vedere tutto. Magari scrivete nei commenti cosa ne pensate di questo mobile, se vi piace o no. E che cosa potremmo aggiungere qui? Cosa potrebbe mettere Salvatore sulla scrivania? Non lo so, ditemi voi. Comunque, vi saluta Jenny e anche Salvatore. Ciao!